L'ex premier Matteo Renzi, accompagnato dal già ministro Maria Elena Boschi, sono arrivati a Sassano, spezzando i vertici provinciali e regionali del PD. Unica tappa in provincia di Salerno ed affidato Tommaso Pellegrino, sindaco della città di Sassano e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Stracolmo il Cineteatro Totò, dove Renzi ha presentato il suo libro Un'altra strada. La scelta di Renzi di fare tappa a Sassano rappresenta inevitabilmente un'investitura per Tommaso Pellegrino, che al momento viene considerato il referente di Renzi in provincia di Salerno. Un territorio che comunque conosciamo bene, che conosco bene e che ho imparato ad apprezzare in questi anni attraverso anche il lavoro di Tommaso Pellegrino, del sindaco di Sassano e di tanti altri amministratori locali che ho avuto modo di conoscere proprio anche venendo a visitare il parco bellissimo e avendo quindi la possibilità di conoscere il lavoro straordinario che fanno ogni giorno nei loro comuni, a cominciare proprio da quello che ci ospita oggi, da Sassano, anche attraverso le risorse che con il governo Renzi abbiamo messo a disposizione, attraverso i progetti per il recupero, il progetto Bellezza di alcune realtà locali, attraverso i progetti per lo sport, penso al comune di Sapri per esempio che ha avuto delle risorse attraverso i progetti, il bando per lo sport voluto dai nostri governi, attraverso i progetti per l'edilizia scolastica, penso a Polla, purtroppo in questo momento bloccati dal nuovo governo, ma 10 milioni solo sul comune di Polla che venivano dalle risorse da noi stanziate, penso ai progetti tra gli altri dei bandi periferia che comunque hanno riguardato tantissimi comuni in Italia. Un territorio che sicuramente esprime delle eccellenze non soltanto da un punto di vista paesaggistico e da un punto di vista culturale, ma anche per quelle che sono le produzioni locali. È ovvio che abbiamo bisogno, vale per questo territorio, ma vale in generale per il nostro mezzogiorno, di consentire a queste eccellenze poi di essere conosciute nel mondo e soprattutto di essere raggiungibili in modo migliore. Quindi abbiamo un tema infrastrutturale, anche se in questi anni è stato fatto un lavoro prezioso in questa regione. Penso al porto a Salerno, penso alle grandi stazioni di Afragola e altre realtà. Penso al grande recupero culturale che in Campania si è fatto negli ultimi anni con finanziamenti anche statali su alcuni siti importanti, Pompei, Ercolano, il Museo di Capodimonte. Credo che questo territorio possa sfruttare al meglio anche la sua vicinanza con la Basilicata. Matera, capitale della cultura, offre a mio avviso delle opportunità importanti anche per questo territorio, perché chiaramente la vicinanza può consentire a chi si recherà a Matera, si recherà in Basilicata, in modo particolare attraverso il volano della capitale della cultura europea, possa apprezzare e conoscere meglio anche questa realtà locale. Il vero problema che c'era qua e che continua ad esserci è garantire la crescita economica non attraverso le trivelle, ma attraverso la velocizzazione della Napoli-Bari, attraverso lo sblocco dei cantieri sul dissesto idrogeologico, attraverso le tante scuole che i sindaci possono e devono realizzare. Questo lavoro, che ormai risale a 5 anni fa, era molto importante e lo è ancora oggi, tant'è vero che il governo grillino leghista sta pensando di fare che cosa? Con 5 anni di ritardo quello che noi avevamo fatto e che loro hanno bloccato, vale a dire l'unità di missione sui cantieri per il dissesto idrogeologico. Detta male, bisogna sbloccare i cantieri perché molti soldi già ci sono. E bisogna avere dei sindaci bravi, nel caso di Sassano Tommaso, ma anche in altri comuni, che siano capaci di far funzionare le cose. Se c'è questo, l'Italia riparte. Se si continua a dire no a tutto, non si va da nessuna parte. Ma le trivelle non c'entrava niente. Se guardiamo al passato, vediamo tanti che hanno approfittato di quello che abbiamo fatto e poi hanno vissuto di ipocrisia. Però è anche vero che uno che cosa deve fare? Polemica? Ma no, guardiamo il futuro, guardiamo avanti. L'Italia è un bellissimo paese, un grande paese, facciamo tesoro delle competenze. Oggi abbiamo un governo che sta bloccando l'economia, toccherà presto a noi rimetterci mano per salvare l'Italia dalla recessione e quando arriverà quel momento dovremo essere attenti e capaci di scegliere le persone giuste. Abbiamo fatto un patto per la Campania, non soltanto per la Campania, anche per altre regioni, e una parte di questi soldi faticano ad essere spesi per i blocchi burocratici, per i veti, ma non è vero che abbiamo ridotto i fondi, li abbiamo aumentati. Parlate con i sindaci e guardate quanti denari sono arrivati per, che so, il progetto edilizia scolastica,
per il progetto Bellezza. La cosa sconvolgente è che una parte di questi sono stati bloccati dall'attuale governo. Ti dicono: non ci sarà lavoro, reddito di cittadinanza, l'immigrazione è un pericolo, moriremo tutti, dobbiamo avere le pistole, dobbiamo avere gli spray e il peperoncino. Io penso che l'Italia sia un'altra cosa, l'Italia sia terra di valori. Io conosco questa terra da quando mi accoglieva come ragazzino che veniva qui prima in vacanza, poi seguendo varie questioni della mia vita. È impensabile immaginare che questo paese diventi un paese in cui si ha paura dell'altro. E invece è così, ci stanno educando al terrore, al timore. Dobbiamo recuperare l'entusiasmo, la passione, ed è l'esatto opposto di quello che dice Salvini.